Tante gambe fatte, tante gambe itte, ci ha mandato a Natale. Che lo stai per indallare, stava nell'aria. E che vicino, e che vicino, attaccavamo tutto un dussocato, pare che già ci abbiamo mangiato a tavola con tutti i seggi, tu pesa niente in stomaco, che hai tenga, è una cosa esagerata. Roma-Napoli 2-0. Roma-Napoli 2-0. Ma è stata una partita pure un gol alla Roma. Questa è una partita, come dire, indecifrabile. Incommendabile, una partita. Io direi di iniziare a parlare prima e chi non ci interessa e poi passare a chi ci interessa, siamo sempre a me. Perché per esempio questa Roma, giocatore, gli allenatori, sono proprio di una squadra rignosa, fallosa, simulatori. Mettere la sudditanza psicologica contro l'arbitro, e appunto a me ci hanno riuscito. Con il Napoli ci sono riusciti, questo non è per difendere una, ma ci sono riusciti, perché chi l'ha è fuori loro e non lui, perché sto special one, no? Tene puro coraggio di vincere la partita, noi l'unica squadra che poteva vincere eravamo noi. Questa è che mamma, una squadra così sgarbata. Perché. Però ci mettono la cattiveria almeno. Sì, perché lo special fogno, perché questo si chiama così, special fogno, eh? Ma quella cattiveria, che se una squadra roppa mezzo, tipo il Drupz un anno ai fori, è pur l'allenatore in secondo. Ti ripeto, non è una giustificazione. Noi ci siamo caruti proprio con mio Pito Nizza, perché come sempre. Se tu chiedi a un bambino di mano un aprio carro, ti dici stai d'accordo, io fanno palla, che sono tutto quanto in tuo campo, punto, da banca, per mettere l'abito in agitazione, poi sbagliare, per fare buono, e puntualmente quello è successo. Comunque io il rammarico più forte, sa dove sta? Che ne abbiamo perso contro una squadra scarsissima. A Roma è scarsissima per quanto riguarda noi. Mamma mia. Ci sarebbe, io non lo so, ci sarebbe un video di 30 minuti. Dice se sono video se parla fino al punto dell'anno, noi 30 minuti. Che io non so da dove devo iniziare. No, cioè io non so se decifrare una partita del genere, non la so decifrare, perché tu per esempio calciatore tipo o Gobbi Notre Dame, no? Che però secondo me sto Gobbi di Notre Dame, lui e io a me l'infanzia con mi tenesse ma nata vota insigne in coppa all'esterno sinistra. Brutto periodo, qui c'è brutto periodo, però è un po' che brutto periodo un po' lungo. Perché se noi teniamo qui c'è la Varaschenia, che ci diamo la palla, che lui ha contribuito in una maniera sicuramente 70% a ci fa vincere lo scudetto, e ti ridà una tavola da palla e se leva mese, noi teniamo un problema russo. Facendo il compitino, diciamo che quando... Il compitino non ci serve, perché ieri, ma chi è che ieri, Coccheruno, no, così se la pensate, dice da sente, ma appunto lo 43, che lo già ammonito, fanno fallo e bafone, nessuno ce l'ha ritto, allenatore in secondo, in terzo, in quarto, compagno, lì terra che non trima mio suo campo, nessuno, fin quando è nato aspettato che ho special fogno, ha luato 43, a mio suo campo, diligentemente, ha luato special fogno, ha luato 43, tutto resta a morire, aiuta in superiorità numerica. Noi ci aspettiamo quando Varaschella prende palla, ci aspettiamo sempre qualche giocatore, ma si piglia e tarà superiorità numerica, te l'ho detto ieri. Effettivamente stai poco inguaiata, stai troppo inguaiata. Però che la caglia almeno solo Politano big, che te ne sembra un passia, beh, Politano te lo passa, però ieri ha tenuto passo e ci fa perdere la partita. Ma questo va a marito, sto parlando fisicamente. Fisicamente, ma a mezz'ora poi scompare. Però è evidente, tu me, comunque Napoli fisicamente, praticamente e mentalmente non ci sto. Sta sempre un fatto, io ti dico sempre un fatto da disturbare. La disturbata è il numero uno. Un'altra cosa che voglio dire, caro Fontaniere, tu sai che io ti voglio bene, sì, però ti devo incominciare ad attaccarti un po' e pigliare proprio frontalmente. Perché se tu Mario Rui ti chiama sostituzione, che non ci ha fatto che bene l'infortunio troppo 60 minuti, caro Fontaniere. Zerbin, che tu capisci il calcio, no? Forse capisci il calcio, ma così da Giarisci che si abbia fatto errore. Zerbin non ha il passo per giocare in Serie A. Zerbin, massimo, è un passo per giocare in Serie C.
tu Zerbino dici, ma io lascio trovato e rimane alla nostra, le trovato e parcheggio, come parcheggio a Sime 1, no, cioè... che le parcheggiato a Sime 1, no? Parcheggio pure a chi, perché c'è un passo da serie a C, in serie non può giocare, no? E a mettere tutta la vita a Zanon, tutta la vita li a mettere a chi perlomeno a gamba, ma cioè, ma sto coglione non lo so, io perché qua sicuramente te ne gamba. Non è Cafu, non è senz'altro, però non è trimme Cafu, non è neanche per tutti i titolarissimi, eh? Cioè c'ha gamba, già da una campo fisica, già per giovanza, cioè niente per niente, invece noi mettiamo a Zerbin, non può giocare in Serie A, ma lo dico spassionatamente, non ha il passo per giocare, caro Fontanieri, errore fondamentale che tu fai errore fondamentale, no caro mio. E me la saranno l'impressione che gli altri babbetto e dice amici dolci, pasticciotto pure tu. Pasticciotto. Non va bene. Questa rostana. Fai quando a me uno che c'ha gamba, per me. Cioè, di più io. Sei poco arracciato, eh? Io non sto arracciato, io sono fritto peggio lo capitone. Durata è fritto, capitone. Colpa è sempre chilo, eh? Però il finale è dedicato al nostro grandissimo presidente. Complimenti, perché tu talmente che hai fatto, ne hai fatta una bravata! Fotografia, display, giornalista, così me ne ha filmato. E noi che mi fa così me ne ha filmato? No, voglio capire, noi che mi fa? La firma di Osimen dal mio punto di vista, perché per non perdere 1-0, sì. E noi che ci interessa. Bravo, zio, come ci sono? E noi c'è una brava persona, senz'altro, però a noi non ci interessa che ha firmato per Osimhen, perché quello ci è venduto. Che se tu dico mo a giugno che sarà. Ah, questa è l'atmosfera che c'è a Natale in casa. A Natale in casa nostra. E io sto qua, però ti ripeto, attenzione, stai per rifondere questa cosa. È arrivato il momento di metterlo vende, sì. SSCN vende, sì. Quando ci hanno preso fire, per me mi renderà l'uomo più felice non per faccia la terra. Ti avendono una paletta mia. Che onestamente è una sopportazione che fanno allenatori. Io qua duro come per se ne punano. Pensa che se ne punano a Napoli. Non è che non ha riaccappato. Ha creato una disturbata che è creata. O il canto di stato fino a... Ragazzi. Ne vincimmo uno scudetto e chi sti qua non si sanno neanche mettere le scarpe. Ma sempre Forza Napoli, sempre Forza Napoli, fino a respiri sempre Forza Napoli. Che dire, ragazzi, siamo indossucati. Sempre Forza Napoli, va niente, siamo indossucati. Insomma, sta buona. Insomma, sta buona, che è anche buona. Ma venne l'ultimo dell'anno. Vatti a fare Superlega su poche fiere arrugginite. Che tiro che tiene tutto fiere arrugginite. E si ne accatta 5-6 quadure buone, 5-6 calciatori, specialmente al centrocampo e poco all'addretta. Tu non arrivi in Conference League. Buon Natale a tutti. Lasciatemi stare un po' con sfogo perché io non ne sopporto tutte queste cose. E oggi avranno un special fogno vincere una partita senza avere un rimbotto. Ti dissi, attenzione quando dava Stefano Sciaravi. Chilo non ci ha segnato, ma sembra un coppo di risolito a fare la palla di chi non può aver ci ha segnato. Sempre Forza Napoli, un bacio, ciao.